davvero piacere guardarti. Grazie. Sei così bella che sembri uscita da un dipinto di Velázquez, Baker. Qualche domanda? No? Allora non c'è bisogno che ti ricordi cosa accadrà ai tuoi amici se mi deluderai. Sei stato muy claro. Preferisco essere preciso e cerco di assicurarmi che i miei ordini vengano sempre eseguiti alla lettera. Tranquillo, non ti deluderò. Mi mancherai. Voglio farmi un bagno, finiremo dopo, te lo giuro. Ma abbiamo appena cominciato, Mike. Non voglio prendere un brutto voto in senso solo perché tu vuoi farti un bagno. Puoi calmarti, ci vorrà solo mezz'ora per costruire quell'aggeggio. Solo per montare il timer ci vorrà una giornata intera. Io non avevo nessuna intenzione di costruire quell'alimentatore, è stata tua l'idea. Però è stata tua l'idea di rinviare il progetto per tutta la settimana, andiamo! Fra un minuto, mamma. Flipper, non puoi giocare con lui, è soltanto un idiota. Da quando in qua prendi ordini da lei? Ciao. Kit! Sembri un bambino di 5 anni intento ad aprire i regali la mattina di Natale. Non avrei mai immaginato che sarebbe arrivato. Che fai? Vai sulla luna? Ma che luna? L'oceano è molto più interessante. È per le immersioni a grandi profondità. Posso scendere oltre i 150 metri con quest'affare. Forte! Ma anche molto pericoloso. Soltanto se non sai quello che fai. Un giorno ti mostrerò come si usa. Non hai idea di cosa ti perdi, Pam. Oh, certo, la gioia della narcosi da azoto. No, grazie. Credo che manterrò il mio limite al di sopra dei 40 metri. Dov'è il tubo per il compressore? È sull'altro ordine. Arriverà fra un paio di giorni. Cosa? Hai dell'ammoniaca? Vuoi pulire la tua stanza? No, è per una ricerca di scienze. Non dovevi costruire un alimentatore elettronico? No, ho cambiato idea, troppo difficile. Costruiremo una bomba fumogena. No, 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 aspetta, tu non costruirai nessuna bomba fumogena. Perché no? Kit, tu sta zitto. Mamma, si tratta di chimica. No, continua a lavorare sull'alimentatore. Gli scienziati imparano dai propri errori. Infatti li ho già commessi tutti. Questo affare è davvero eccezionale. Ehi, un momento, guarda. È una donna. Ma è Garcia. Cosa? Después che la mia barca è affondata, ho nuotato mucho per ore e ore. Ho cercato di attirare l'attenzione di altre barche, ma nessuno mi ha vista. Gracias. Toda mi vida era su quella barca. E il dinero, i miei gioielli, i ricordi di tutta la mia famiglia. Todo, estaba todo. Ricordi dove ti trovavi quando la barca è affondata? Sì, muy bien, esattamente. Ero nel canale in direzione ovest del Black Betsy. Podemos ir, si quieres. Andiamo. In quel punto le acque sono piuttosto profonde. Beh, ma è l'attrezzatura per le grandi profondità. Sì, ma non ho ancora il tubo del compressore. Insomma, posso immergermi, ma non posso respirare, perciò... Anche avendo il tubo, cercare gioielli sul fondale marino è come cercare calzini puliti nella tua camera da letto. Ma non è un problema. I miei gioielli sono molto grandi e molto colorati. Non è possibile non vederli. Sono le attrezzature che ci mancano. Abbiamo il batiscafo. Dobbiamo cercare di aiutarla. Mike, io vorrei, credimi.
Ecco, neanche Flipper accetterà un rifiuto, come vedi. Allora lo farai. Sai, questi odori mi fanno tornare alla mente tanti ricordi. Acqua salata, fiori d'arancio. Mi ricorda la sera che ci siamo incontrati. Sembra che è passata una vita. Già. Ricordi? Sei uscita all'improvviso dall'acqua. Pensavo fossi una sirena. Non credo di averti mai visto così. Andrà tutto bene. Ricomincerai. Ti presterò un po' di soldi, non preoccuparti. È in gioco qualcosa di più importante dei soldi. Ci sono persone a cui tengo molto, che dipendono da me. Di che si tratta? Non puedo dirtelo. Ma Kit, aiutami. Te prego. Garcia. Io ti devo la vita. Muchas gracias, Pan. Figurati. Saremo di ritorno fra un paio d'ore. Fate attenzione. Ecco, ci siamo, e questo è il punto. Sei sicura che sia qui? Sì, controllavo la mia posizione. Sono finita sulla sabbia. Avevi detto che era una scogliera. Volevo dire quello. La corrente non può averti trascinato fin qui. Abbiamo coperto un'area di oltre mezzo miglio. Tieni ed essere a chi è, sto sicura. D'accordo. Faremo un giro. Daremo un'altra occhiata. Ehi, Flip! Ci sono novità? Può essere che dobbiamo seguirlo. Allora non facciamolo aspettare. Flipper, stiamo arrivando. Sappiamo che è. È quello che vorrei scoprire. Oh mio Dio, è un missile! Mejor tornare in superficie. No. Ti prego. Dovrà occuparsene la marina militare.
La mia Marina, non la tua Marina. In che cosa sei coinvolta, Garcia? Torniamo su. Dottor Riggs, lei è praticamente una leggenda a L'Avana. Voglio sapere che sta succedendo. Siete riusciti a trovare i gioielli di famiglia? I miei acquirenti stanno diventando ansiosi. Mi dispiace. Ehi, ehi! Garcia mi ha raccontato tutto di lei, dottor Riggs. Intelligente, incurante dei rischi, dedito alle cause in cui crede ciecamente. Certo. E lei ha delle cause nelle quali crede? Solo una. Il capitalismo. Fortunatamente conosco persone che sono disposte a pagare grandi somme per quel missile. Le farò risparmiare un po' di tempo. Se deve uccidermi, lo faccia. Perché se pensa che io l'aiuterò, si sbaglia. Il fatto è che quel missile è stato dimenticato. È stato abbandonato da un piroscafo russo durante una missione. La cosa non mi interessa. Ah, ma sì, invece. Il plutonio che è racchiuso in quella testata è più prezioso dell'oro, amico mio. Vabbè, credo che allora dovrà estrarlo senza il mio aiuto. E non c'è niente che posso dire o fare per farle cambiare idea? No, come le ho già detto, se vuole spararmi lo faccia pure. Si rilassi, dottor Riggs. Io non ho nessuna intenzione di sparare. José! Maya! Almeno non per adesso. Che stai facendo? Sto faticosamente cercando di calcolare le frequenze sonore delle ossa mandibolari di Iggy. Ovviamente. Si chiama morfologia. Cerco di determinare i suoni che i delfini e i pipistrelli emettono con le ossa della bocca e il loro rapporto con l'ecoposizione. Pensavo che Kit volesse aiutarti. Anch'io, ma credo che Garcia sia una compagnia migliore di Iggy. Già, anche Maya mi ha piantato in asso. Dovevamo finire l'alimentatore. Ho come la sensazione che tu stia per chiedermi qualcosa. Posso fare la bomba fumogena? Per favore. Mike, quante volte dobbiamo tornare su questa storia? Ascoltami solo un attimo. Bomba fumogena è solo un termine per definire un metodo che mostra il processo di ossidazione chimica. E la classe potrebbe imparare molto, non credi? L'alimentatore invece è solo un ammasso di fili. Anche se Maya fosse qui, e non c'è, ci vorrebbe tutta la notte per finirlo. La bomba fumogena posso costruirla in un'ora. E poi potrei aiutarti con le frequenze mandibolari o come si chiamano. D'accordo. D'accordo. Ok. Ho capito che alla fine dovrò fare questo lavoro da sola. Vuoi fare una pausa, Iggy? Non mi piace la negatività, dottore. Sono un ottimista. Guardo sempre il lato positivo delle cose. Perciò non mi dica che è troppo difficile. Mi dica invece come intende procedere. E pensi a quella ragazzina prima di darmi una risposta. Non lo so. Dovrò dare un'altra occhiata. Fare un elenco di quello che mi occorre. Beh, cos'è la compagnia? Cosa ne diresti se cominciassimo da qui? Prendi questo block notes e scrivi quello di cui avrò bisogno. Oh, guarda! Cos'è? Cos'è? Ci stiamo avvicinando. Da un'occhiata lì. Voglio controllare un attimo le coordinate. Allora, sì, avevo ragione. 24 gradi, 40 minuti a nord per 80 gradi a ovest. Oh, eccolo lì. Per fortuna sono stato attento quando ho tolto l'incrostazione da qualcosa. Potevo essere il primo morto a causa di un missile nucleare. Veniamo ai nostri affari.
Cosa ti serve per recuperarlo? Allora, un cavo d'acciaio. Ci servirà un cavo d'acciaio per portare la testata in superficie. A che profondità ci troviamo? Vediamo. A 100 metri di profondità, ma pensa un po'. Ma senti... Ma non è che hai le gambe intorpidite? No, almeno non credo. Perché? Chiedevo. Ci sarà aria a sufficienza? Sì, non c'è problema. Vorrei solo che ci fosse più ossigeno. Che hai detto, scusa? Oh, niente. Comunque, quando ci sarà l'immersione domani all'alba, avremo più filtri antigas, giusto? Le gambe come vanno? Ora basta. Torniamo su. Rapido! Un secondo. Il presidente Kennedy disse che da quel momento qualsiasi lancio di missili nucleari da parte di Cuba contro una qualsiasi nazione dell'emisfero occidentale sarebbe stato considerato un attacco. Che stupida cassetta! Non avete videogames o roba del genere? Ragazzina, hai una vaga idea di quello che stai guardando. La crisi missilistica cubana, l'ho studiata a scuola. Sono impressionato. Io so più cose di quante immagina. So che non voglio stare qui e so che a lei non importa niente. Un imminente scoppio di un conflitto mondiale. Fortunatamente prevalse la ragione e l'Unione Sovietica negli anni Ottanta smantellò gran parte delle testate nucleari puntate contro gli Stati Uniti, favorendo così l'instaurarsi di un clima di colloquio e di distensione. Oh! Che sta succedendo? Oh, beh, niente di grave, solo che io mi terrei, sì. Bueno, però cosa succede? Beh, vedi, quel vetro lassù all'angolo, io l'ho sostituito un paio di settimane fa, ma non... dovrebbe andar bene. Comunque, fa una cosa, ecco, metti una mano sul finestrino, metti la mano proprio sul bordo, tienilo forte, così, spingilo, con forza, così, bravo, ecco. Bene, perfetto, sei... bravo, sì. Bravissimo, sei proprio bravo. Aiutami! Gracias. Vai! Ci servirà un cavo d'acciaio per portare la testata in superficie. A che profondità ci troviamo? Ecco, siamo a 100 metri. Non posso credere che Garcia abbia fatto questo. Sono sicura che non aveva scelto. Hanno preso Maya. E Kit? Dobbiamo chiamare qualcuno. Un minuto, cerchiamo prima di riflettere, ok? Che c'è da riflettere? Hanno preso i nostri amici e hanno un missile, mamma. Non diffondiamo la notizia, Mike. Se qualcuno è interessato a quel vecchio missile sovietico, non ci penserà due volte a uccidere Kit e Maya. La marina militare, la questione di loro competenza. Renditi conto che c'è una testata nucleare in gioco. Quale pensi sarà la reazione della marina? E se qualcuno vuole sfruttare la situazione per diventare famoso? Ma allora che proponi? Facciamo tutto da soli? Non lo so. Forse è quello che vuole Kit. Ci ha fornito tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno per raggiungere il missile. Kit ci ha dato quelle informazioni perché mandassimo qualcun altro dove il missile. Andiamo, mamma, è a 100 metri di profondità. Andrò in immersione. Da sola, è così profonda. Non possiamo fare altro, devo correre il rischio. Perché cerchi di dissuadermi? Perché non voglio essere messo da parte. Non preoccuparti, io ho bisogno del tuo aiuto. A quella profondità rischierò la narcosi. Useremo i trasmettitori, così potrai parlarmi e tenermi sveglia. Comincio ad avere paura, mamma. Diciamo la verità, anch'io comincio ad avere paura. Forza, abbiamo molte cose da fare. Di a Simon che devo terminare una ricerca di scienze e che se prendo un'insufficienza vi riterrò entrambi responsabili, ok? Avresti dovuto prendere il mucciaccio. E a proposito, ho fame. Vamos, vamos. Non spingermi. Non quiero sentire una parola da voi due. Certo. Mi dispiace, Kit.
Dovevi dirmi subito cosa stava succedendo. Tu credi che abbia avuto scelta? Ha detto che avrebbe ucciso te. E Bammi, los muchachos. Sai che avrei dato la mia vita per te, se fosse stata messa in gioco. Che sta passando ahí? Nada. Dov'è José? Ti avevo detto di non lasciarli soli. Però la muchacha ha fame. Ci sono persone che muoiono di fame ogni giorno. Falle vedere cosa si prova in quel caso. È un'esperienza che ricorderanno. Si sono fatti i bevi, capo? Sì, tutti. Nordcoreani, iraniani e due potenziali acquirenti dell'Iraq. Credo si chiami smania di potere nel vostro ambiente. Ai nostri affari. Ecco, ci siamo. Se Kit ha ragione, quell'aggeggio dovrebbe essere esattamente qui sotto. Credo che ci vorrà circa un'ora. Puoi darmi una mano? Sì. Tesoro, andrà tutto bene. Sono solo preoccupato per te. Metti da parte le preoccupazioni. Conosci la legge del bicchierino? No, mai sentito parlare. Allora, me l'ha spiegata Kit. Dice che fare immersioni a grandi profondità è come bere whisky. È come scolarsene 7 bicchierini. Beh, speriamo che io riesca a sopportare sia la profondità che il whisky. Ho preso tutte le precauzioni. Ci terremo in contatto costante. Ok. Ehi, andrà tutto bene. Sei pronto? Sì. Conto su di te, Flipper. Aspetta che controllo.
24 metri. Ciao, Flipper. Sbrigati, mamma. Sì, mi sbrigo. Ah, quanto sono carini. Svegliali. Ehi. Il gallo ha metaforicamente cantato. Buongiorno anche a voi, eh? Vamos, c'è molto trabajo da fare. Le attrezzature che hai richiesto sono nel sottomarino. Alzati tu e prepara un po' di caffè. Ah, ora devo fare la domestica. Sei un ostaggio, ti sarei molto grato se ti comportassi come tale. Capo, levantate. Non preoccuparti, eh. Sarebbe molto peggio restare intrappolati in un piccolo ascensore. Ehi, non scherzare. Mamma! Mamma! Come va lassù, tesoro? Io sto bene. Dove sei ora? Sono a 60 metri. Strascichi le parole, mamma. Sto bene, davvero. Fantastico! Fa quello che devi fare e torna su, ok? Non sentivo tanto la tua mancanza dai tempi dell'asilo. Ah, che tenero! Sono sul fondale, Mike. Ho il missile davanti a me, ma non riesco a ricordare cosa devo fare. Stai perdendo conoscenza! No! Sto bene, sto bene. Ho solo bisogno... Risali, mamma, risali subito, risali. No, devo farcela. No, risali, capito? Stai perdendo conoscenza. Continua a parlare. Mi stai spaventando. No, tesoro, per favore, parlami ancora, ti prego, continua a parlare. Perché fa questi rumori? Sono dovuti ai cambiamenti di pressione. Di cosa sta parlando? La pressione del sommergibile diventa más intensa mano a mano che scendiamo. Avevo un amico una volta. Per caso, durante un'immersione, scese troppo rapidamente. Cosa le succedió? Schiacciato come un barattolo d'alluminio. Hai preso la cassetta degli attrezzi? Sì. Sì. Aprila allora. Ok. Tira fuori la chiave esagonale. Ah, eccola. Bene, sul missile c'è una lastra alla base. Sollevala, ok? L'hai fatto? Sono stanca. Ci sto provando, ma ho troppo sonno. Mamma! Mamma! Senti, vuoi guidare un po' tu? Andale, ti aiuterà a distraerti. Ehi, torna di nuovo al tuo posto o te sparo. No, sarebbe una buona idea. Spara in questa direzione. Così magari aprirai una falla e in 3 minuti saremmo tutti morti. Rilassate, stava solo scherzando. Ci vorranno almeno 5 minuti. Ehi... Ascolta, questo ti terrà sveglia. Lo sapevi che ho preso la tua macchina? Sì, sono andato a Fort Lauderdale. Ho rimorchiato una ballerina. Ho bevuto. Ho passato un weekend a sballo. Che bello. Sei proprio arrivata. Come ti senti? Mamma! Mamma, mi senti? Mamma! Su, avanti, di qualcosa. Dimmi qualcosa, per favore. Qualsiasi cosa. Ridi, piangi, ma dimmi qualcosa. Ma è ridicolo. Mamma, Dio ti prego, aiutala, per favore. Thank you.
Mamma! Mamma, parlami! Di qualcosa! Fa qualcosa, fammi capire che stai bene! Mamma! Mamma! Devi risalire su! Mamma! Senti, facciamo un patto! Stanze in disordine! Mai più! Voti! Tutti 10, davvero persino i piatti! Devi risalire in superficie! Mamma! Ahí está! Dove sta? Io non lo vedo. Ahí! Vicino a quelle rocce. Cambierò, mamma. Farò quello che hai sempre desiderato. Sarò obbediente. Perciò risali e comincia pure a darmi ordini. Non mi importa. Mi riferisco alla biancheria, ai piatti, alle faccende. Avanti, mamma. Butterò quelle scarpe da tennis che detesti, per favore. Mamma, ti prego, devi star bene. Guarda che ti sto facendo un'offerta che non puoi rifiutare. Perciò non rifiutarla, d'accordo? Non ne sono sicuro, potrebbe essere la valvola dello stabilizzatore, ma peggio ancora, potrebbe essere il motore del propulsore. Che chiara disco? Potremmo schedare intrappolati. Basta con gli scherzi! No, no, non è uno scherzo. Il motore è fermo, se non mi credi, vieni qui a dare un'occhiata. Vedi, guarda, l'intero sistema elettrico è andato completamente in tilt, lo vedi? Ma che potremmo stasera? Vado a vedere se abbiamo qualche altra batteria, ma... Senti, perché intanto non guardi in quel pannello di controllo? Deve esserci uno spinotto Finnegan. Come hai fatto? Oh, beh, è rosso, vedi? Come il bernoccolo sulla tua testa. Io manterrò la rotta del battiscafo, tu dovrai fissare i cavi con il braccio meccanico e dovrai darmi tutte le istruzioni e indicarmi le coordinate. D'accordo. Dobbiamo spostarci a sinistra. Ancora. Ora un poco più giù. Sì. Giù? Così? Puoi cercare di sollevarti un po'? No. Certo. Allora? No. Sta attento, adesso dobbiamo salire. Forse puoi abbassare il braccio. Ok, credo di esserci. Davvero? Sì. Eccellente. Ora andiamo a sistemarlo in un posto dove Simon non possa trovarlo. Tengo un'idea migliore. Torniamo al piano originale. Cosa vuoi fare? Spararmi e aprire una falla nello scafo? Non ti preoccupare, sono una buona tiratrice e non sbaglierò. Sarebbe más facile se avessi questi. Piano! Piano! Avanti, avanti!
State piano. Ecco, piano, spingete. Mettetelo giù, giù. Una mossa e sei morto. No, una mossa. E loro sono morti. Oh, no. Molto intraprendente. Grazie. Io odio l'intraprendenza, però. Falli salire. Non è stata mia colpa, capo. Bene, dottor Riggs, venite qui. Avanti. D'accordo. Lei è della Marina Militare, prenda il mio plutonio. Non sto bluffando, tenente. Ok, ok. Non ci pensi nemmeno. Che cosa dovrei fare? Strappare i bulloni con i denti? Proceda. Ok. Forza, Kit. Credo che dovrai darmi una mano. Allora, sollevalo piano al mio tre. Uno, due, tre. Così. Spostalo. Dov'è finito il plutonio? Sotto questa placca. Questo rumore cos'è? Non ne sono sicura, ma il dispositivo di sgancio delle vecchie testate nucleari non era fatto di iodio. No, credo si trattasse di un esplosivo. Questo missile era sottoposto ad una forte pressione sul fondo. Un improvviso cambiamento potrebbe aver causato la reazione. Che sta dicendo? Dico che in questo momento il posto più sicuro sarebbe il fondo dell'oceano. Kit! È stato attivato! Dovremmo metterci in salvo! No, fermi dove siete! Entrate nel battiscafo! Avanti, svelti! Temo che questo avrà un triste epilogo per tutti voi. Ma non potete lasciarci qui! Spiacente, è stato un piacere incontrarvi. Ora chiamiamo la guardia costiera. Avete visto la sua faccia quando ha sollevato il coperchio del missile? Ah, divertente. Ma di chi è stata l'idea di sostituire il plutonio con una bomba fumogena? È stata del giovane Einstein. Oh, davvero? Oh, sono bastate poche cognizioni di chimica e un po' d'esperienza. Beh, questa è un'esperienza che vorrei dimenticare. Mi hai salvato la vita, lo sai. Non te l'ho salvata, ti ho aiutato a prolungarla. Adoro questo nuovo e più modesto Mike. Allora, mi aiuti a finire questo stupido alimentatore? Dobbiamo presentarlo domani. Andiamo. Ehi! Torna subito a casa, mi devi aiutare con il lavoro. Quale lavoro? I piatti, pulire la tua stanza, il bucato. Va bene, d'accordo. Ma come... come hai fatto a farlo diventare così dolce? Beh, se c'è una cosa che ho imparato sui figli è questa. Se gli fai paura, fanno qualsiasi cosa.